Noi votiamo in Campania, in Toscana, in Liguria, nelle Marche, nel Veneto, Puglia. E in Puglia. È chiaro che votiamo dei candidati che non sono necessariamente su tutto quello che pensiamo noi, ma che sono più vicini a noi. E quindi votiamo Eugenio Giani, Enzo De Luca, c'è questo sindaco bravo a Senigallia che si chiama Maurizio Mangialardi, che ha l'impresa difficile di vincere le Marche, difficile perché i numeri lo danno molto indietro, ma io sono ottimista perché il candidato degli altri è uno che va il 28 ottobre alle cene per festeggiare la marcia su Roma. Ok? Questo è il candidato di Fratelli d'Italia, candidato contro Mangialardi. Poi c'è in Liguria, ancora hanno sciolto, in Veneto c'è la mitica Sbrollini che fa una battaglia, diciamo, in vero non semplicissima contro Zaia. Nei sondaggi a Zaia danno invece il 108% di consenso. E poi c'è in Puglia, dove delle volte ci dicono: ma perché non appoggiate Emiliano? Mi spiegate perché dovremmo appoggiare Michele Emiliano con tutto quello che ha detto, pensato, fatto su di noi? Ha detto che siamo il governo delle lobby, ha dato il patrocinio a quelli che facevano i ricorsi sui vaccini contro di noi. Ha detto le cose più incredibili su Ilva, su TAP, su Xylella,